Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 16 marzo 2021, in collegamento con Ilaria Falconi, che ormai è una habituée di Liberi TV. La ringraziamo di questo, con tutte quante le sue, diciamo, conoscenze, ci porta a conoscenza di cose che accadono nel territorio romano, ma anche non. Ilaria Falconi, tecnologo di ricerca a terzo livello CREA. In questa trasmissione partiamo con un annuncio che Ilaria stessa farà. Noi siamo molto contenti di questa cosa e per il suo futuro. Ilaria, di che cosa si tratta? Ti ringrazio intanto per l'invito come al solito e sì, l'annuncio è il seguente. Ieri sono stata, diciamo, individuata come, sono stata nominata come coordinatore del Comitato Scientifico di Europa Verde Lazio per offrire sia ovviamente le mie competenze scientifiche insieme anche a un altro gruppo di esperti sulle tematiche ambientali di cui ovviamente i Verdi si occupano da anni e anche per fare comunque divulgazione scientifica con dei webinar purtroppo online, vista comunque l'emergenza sanitaria, in modo da informare sia le persone sulle tematiche ambientali, sui temi importanti e caldi, come ad esempio la gestione del verde, rifiuti, dissesti idrogeologici, partendo dalle fonti scientifiche e non dalle famose fake news o articoli o informazioni prese dai social, perché purtroppo con la libertà di espressione oggigiorno ognuno se ne può uscire con una sua verità o una sua interpretazione delle tematiche ambientali. E quindi è importante fare una divulgazione corretta basata su dati e fonti scientifiche solide e affermate. Sì, questo è molto importante. Ti faccio i complimenti, le congratulazioni per questa cosa, che poi, insomma, è un'attività che si protrarrà e io penso, spero che influenzi anche un po' le agende, in qualche modo anche politiche. Insomma, ci sono le elezioni amministrative a Roma che prima o poi, non so bene quando, ma insomma, prima o poi si celebreranno. E l'agenda, diciamo, ecologica, ambientale a Roma necessita veramente di un posto, diciamo, rilevante in primo piano. Comunque sia, questa onda, come dicevi tu, ecologista e ambientalista, sta prendendo sempre più piede, un po' per, diciamo, che finalmente si sono accorti degli effetti dei cambiamenti climatici, un po' anche in vista di questa emergenza sanitaria, degli effetti della diffusione di questa pandemia, ma va comunque ricordato che l'ambiente non deve essere solamente visto come uno slogan per le future o le imminenti elezioni, ma dovrebbe rappresentare un simbolo che non per la campagna elettorale, ma per veramente risolvere e tutelare l'ecosistema, l'ambiente, la biodiversità, ma anche la salute dei cittadini, perché ovviamente natura e uomo sono due entità interconnesse. Se la natura sta bene, di conseguenza anche noi vivremo di una salute ottimale. Esattamente, molto interessante questo che dici perché mette sostanzialmente sul piano il discorso praticamente della non antitesi tra esseri umani e, ne parleremo fra poco, esseri umani che sono in un contesto urbano e ambiente e natura. È natura anche il verde urbano, è natura l'alberatura urbana e il fatto di stare in città, voglio dire, non è che ci esime dal conservarlo perché tanto comunque sia ci sta inquinamento, ci sta tutta una serie di cose e sembra la cosa più lontana da un panorama ovviamente montano con aria purissima. E no, anche all'interno della città c'è ambiente, c'è necessità di tutelare quegli spazi di verde, a Roma ce ne sono molti. E proprio di questo andiamo a parlare, parliamo di alberi, parliamo dei pini, che sono più o meno 150.000 i pini a Roma e una buona parte di essi soffre di una malattia. Ecco, di cosa si tratta, Ilaria? Sì, della cocciniglia tartaruga. Innanzitutto vorrei parlare del perché si chiama cocciniglia tartaruga. Perché Perfetto. sul dorso della femmina compaiono dei segni che sono simili a quelli presenti sul carapace di una tartaruga. Per questo cocciniglia tartaruga. È una specie originaria delle foreste del Nord America e del Canada, quindi è una specie non autoctona, ma allottona, quindi aliena, non nel nostro habitat. Nel E in Nord qualche modo è America arrivata però.
Esatto. Nel Nord America e nel Canada è considerata poco dannosa perché ovviamente è ostacolata dalle stagioni molto fredde. Queste specie nel loro habitat non sono mai tanto pericolose, tutte le specie aliene, infestive, come si può anche pensare di alcune specie vegetali come la lianto o la robina, nel loro habitat naturale, visto che ci sono delle dei predatori o comunque delle condizioni climatiche che possono ostacolare la loro diffusione, comunque non sono pericolose o non determinano degli impatti così gravi sulla biodiversità come invece quando si diffondono in areali non consoni a quelli originari. Quindi nel 2005 la presenza della cocciniglia tartaruga è stata segnalata in America Centrale e nei Caraibi, dove ha infestato i pini, uccidendo quasi un 95% dei pini e alterato quindi il sistema ecologico e anche la biodiversità di quell'area. E in Italia invece è stata segnalata per la prima volta nel 2014, quando colpisce la regione Campania, specialmente la zona di Napoli e È un Caserta. caso questo? Non credo. No, diciamo che le temperature miti nostre, e in più anche molto più mite a causa degli effetti del cambiamento climatico, hanno favorito la diffusione di questa cocciniglia tartaruga, e va ricordato che la femmina depone 500 uova. Quindi ha una grandissima diffusione, facilitata anche appunto dalle nostre temperature miti, sempre più miti. E nonostante nel 2014 è giunta per la prima volta in Italia, dobbiamo constatare l'assenza di linee guida da parte del Servizio Fitosanitario regionale e di una mancanza di una regolamentazione di livello fitoterapico, quindi una regolamentazione sulle soluzioni, quindi su cosa si può fare per contrastare o eliminare tale cocciniglia tartaruga. Purtroppo stiamo andando ancora un pochino a tentativi. Intanto voglio elencare quali sono gli effetti che la cocciniglia tartaruga fa sui pini. Produce una grande quantità di melata, che non è altro che una sostanza densa e zuccherina, che può conferire al pino, specialmente alla sua corteccia, un aspetto molto lucido. E questo substrato denso e zuccherino fornisce un substrato ottimo per la crescita di funghi, agenti di fumagine, Che vanno ovvero sulle sono di, foglie, diciamo, sugli aghi. sono di, sono, esatto, sugli aghi, sono dei funghi saprofiti che si nutrono della melata e formano una patina nerastra, una sorta di fuliggine nera che compromette la fotosintesi clorofilliana e il servizio primario ecosistemico fornito dalle specie vegetali, che indeboliscono ovviamente la pianta. La melata inoltre ricopre e soffoca la vegetazione del sottobosco e porta al deperimento vegetativo anche delle altre piante, quindi indebolisce anche le altre piante. Va detto però che tra l'essiccamento della chioma e l'instabilità della pianta, quindi la caduta del pino, intercorre un certo lasso di tempo. Questo anche un attimino per tranquillizzare i cittadini che non al primo segno di un pino infestato dalla cocciniglia tartaruga va abbattuto perché c'è l'instabilità e rischia di crollare. Non è proprio così. Passa un lungo lasso di tempo e ovviamente attraverso un monitoraggio adeguato e tempestivo si può anche cercare di mitigare gli impatti determinati dalla cocciniglia. Come dicevo prima, mancano delle linee guida, quindi delle soluzioni effettive. Sono state fatte varie tentativi. Il primo è il lavaggio delle chiome con il sapone di potassio, che però è poco efficace nel contrasto della cocciniglia tartaruga. Una cosa invece molto positiva è stata l'endoterapia. L'endoterapia non consiste altro che inietto una sostanza nel sistema vascolare della pianta, che in genere è un insetticida o un prodotto curativo o non biostimolante, che dovrebbe uccidere comunque sia o contrastare in maniera molto forte la cocciniglia tartaruga. Va detto che per Roma una società che si chiama Eurspa, che è una società, un'azienda partecipata al 90% dal MEF, e per il restante 10% dal Comune di Roma, ha stretto un accordo, una convenzione con l'Università Federico II di Napoli, e ha evidenziato che a Roma la sperimentazione sia nei Giardini Vaticani sia a Circo Massimo, l'endoterapia è risultata molto efficace, specialmente se veniva iniettato nel tronco delle piante,
l'abamectina, che non è altro che un insetticida che una volta che viene ingerito dalla cocciniglia provoca la sua morte e quindi distrugge la cocciniglia. È importante però agire prima della primavera con questo trattamento, poiché tale periodo coincide appunto con quello riproduttivo della cocciniglia. Come ho detto prima, ogni femmina depone 500 uova, quindi un quantitativo importante di nuovi. Senti, guarda, ti voglio chiedere una cosa. Io ho letto, appunto, tanto per parlare di fake news e chiedo a te appunto una conferma, che per questo, diciamo, ospite in qualche modo indesiderato, mi pare chiaro, c'è un certo nesso tra le nostre case arredate con legni pregiati e appunto appunto presenza, questa comparsa. E non solo il fatto di Napoli, perché Napoli c'è il porto di Napoli, e si importa il legname straniero e praticamente potrebbe essere venuto da lì. È una, diciamo, teoria valida, secondo te? Allora, va detto che tutti gli agenti patogeni o comunque anche le specie infestanti o comunque aliene, il commercio e anche quindi il trasporto delle merci, soprattutto con i porti e quant'altro, possono fornire da agenti di propagazione di questi agenti patogeni. Quindi potrebbe essere una ipotesi comunque sia valida per individuare la diffusione di questo parassita. Potrebbe. Ci sono stati anche altri casi a Roma. Io ho letto che tempo fa ci sono stati dei casi, a parte a Roma e anche nella zona del centro Italia, per esempio, che hanno riguardato i castagni più o meno 7-8 anni fa, e si è intervenuti con dei sistemi biologici, con degli antagonisti. In questo caso non è difficile trovarne. Sì, allora diciamo che come ho detto prima, la cocciniglia comunque sia si diffonde principalmente negli ambienti caldi e secchi, quindi comunque la nostra temperatura facilita la diffusione di questo parassita delle piante. Possono colpire varie tipologie di pianta, anche se prediligono principalmente i pini. Ho capito. Senti, l'autorità preposta, diciamo, a dover dare delle linee guida, insomma, degli interventi, qual è? Allora, è sicuramente il Servizio Fitosanitario Regionale e quindi in concomitanza anche la Regione Lazio dovrebbe dare delle indicazioni. Sicuramente il Servizio Fitosanitario Regionale è l'ente più preposto per dare informazioni, delle linee guida, delle informazioni. Ad oggi, nonostante in Italia è comparso nel 2014, oggi stiamo nel 2021, non ci sono comunicazioni da parte di questo ente. Ci sono Quindi delle zone, intanto è comparsa e quindi è visibile, ci sono delle zone della città, tutta l'area, che sono più colpite. allora, innanzitutto una cosa molto importante è come si riconosce, perché questo potrebbe aiutare anche i cittadini anche a segnalare, a monitorare la presenza della cocciniglia appunto sui pini. Gli alberi che sono colpiti dalla cocciniglia rilasciano a terra della melassa, appunto, che è quella sostanza zuccherina che conferisce un aspetto lucido al tronco, alla corteccia, diciamo, e al pino stesso. Ma a differenza della resina, che è sempre una sostanza prodotta, ma è differente rispetto alla melassa, la melassa, se ci sono delle goccioline, ad esempio sul parabrezza o comunque anche su terra, se noi sciacquiamo o ovviamente sciacquiamo con dell'acqua, con una bottiglietta d'acqua, vediamo che la melassa si rimuove con facilità, mentre la resina, anche se io ci metto sopra dell'acqua, non si rimuove, non si toglie. Sappiamo, sì. Quindi, se questa sostanza zuccherina simile alla resina con l'acqua si rimuove, allora si tratta di melassa e quindi indica che quel pino è colpito dalla cocciniglia. C'è una possibilità, per esempio, adesso noi siamo qui in atmosfera, diciamo, da lockdown o quasi con il Covid, quindi distanziamenti, isolamenti, chiusure e così via. Una sorta di isolamento è possibile farlo anche in questo caso per quanto riguarda le piante? Per esempio, si fece qualcosa del genere nella zona di Roma San Sebastiano, non lontano da dove sto io. Tempo fa comparvero altri, diciamo, esseri viventi, insomma, dannosi, e si isolarono
in qualche modo, adesso non so bene come, ma insomma l'intervento può anche essere per evitare la propagazione di questo tipo. Beh, diciamo che comunque sia, come dicevo prima, c'è una produzione massiccia di quella riproduzione della cocciniglia. Di Questi sono animali che conseguenza, volano, giusto? sì, sono animali, esatto, quindi è difficile comunque contenere la diffusione. Quello di cui Infatti c'è parlavo era stato il un numero tarlo molto. asiatico, era nel parco di San Sebastiano, qua delle zone di, sì, il parco di San Sebastiano, si intervenne appunto, ma evidentemente era diverso. E quindi dobbiamo sperare a questo punto, in questo insetticida, insomma, in questa sostanza che si inietta. Sì, diciamo che l'endoterapia comunque già sta dando degli ottimi risultati, specialmente con l'iniezione di questo insetticida. Un altro rimedio biologico, ad esempio, che è stato provato anche nei giardini vaticani, è quello con l'olio di neem, che è un potente antibatterico antiparassitario, che anch'esso iniettato nella pianta riesce comunque a distruggere la cocciniglia d'attacco. Gli alberi rischiano di, quando, appunto, di essere pericolosi, quindi di cadere, perché poi in qualche modo si rovina il legno, il Beh, fusto. si secca, diciamo che impedendo la fotosintesi clorofilliana comunque indebolisce la pianta, quindi si secca comunque sia l'albero stesso si indebolisce e ovviamente pian piano si arriva fino al seccume, insomma, della chioma e a quel punto si ha un'instabilità della pianta e quindi un rischio di caduta, sì. Però come dicevo prima c'è un lasso insomma abbastanza lungo prima che ciò accada. E soprattutto anche un monitoraggio attento, o comunque sia una prevenzione con questi trattamenti che ormai si sanno quali sono le aree più in cui la cocciniglia è più diffusa, andrebbe comunque sia fatto velocemente, in maniera efficace, in modo da evitare il crollo degli alberi. Purtroppo in molte zone di Roma, un po' con la scusa di questa cocciniglia, un po' con la scusa che l'apparato radicale dei pini crea dei problemi alle strade e quindi con il rifacimento delle nuove strade c'è una legge che non mi ricordo qual è che dice appunto che vanno rimosse degli alberi in grado di determinare del pericolo, si preferisce abbattere direttamente il pino. Qua ci colleghiamo Sicuramente. alla nostra, diciamo, ultima trasmissione che abbiamo fatto sul regolamento del verde. Sì. Saranno, Esatto. sarà più Il foglio di difficile regolamento allora del poi verde che è mandare giù, buttare stato. giù gli alberi, insomma, tagliare gli alberi. Beh, una buona notizia è che rispetto alla precedente, diciamo, alla precedente intervista, il regolamento del verde è stato recentemente approvato, se non mi ricordo male, o ieri o l'altro ieri è stato approvato finalmente, quindi è concluso l'iter. A differenza invece del regolamento sugli orti urbani, che non si sa che fine ha fatto, stessa cosa per il piano per il clima e l'energia di Roma. Anch'esso è rimasto in un cassetto. Questo regolamento, insieme al benessere animale e insieme al piano per l'energia e il clima che la città si dovrebbe adattare anche per individuare una strategia per adattarsi e mitigarsi ai cambiamenti climatici, che erano partiti con il forum ambiente dell'ex assessora Pinuccia Montanari, a quanto pare sono stati interrotti. No, ad oggi non si vede luce di questi regolamenti e piani. Mentre il regolamento del verde fortunatamente sarà È stato approvato. approvato. Questo tema dei pini, che insomma è inutile ricordare, ma insomma, lo diciamo anche per chi non è magari di Roma e chi ci ascolta dall'Australia, sono molti ormai che ci seguono da lontano. Roma, insomma, il panorama romano, quello che in altri posti è lo skyline, insomma, di Roma è caratteristico, vede insomma i pini altissimi che svettano un po' da tutte le parti, spesso nella zona quella diciamo più storica, monumentale, archeologica, e quindi è un bene che fa parte, diciamo, ridurlo a paesaggio è una cosa riduttiva, insomma, fa parte proprio della conformazione dello scenario, ecco, in cui è collocata questa città. Questi pini, peraltro, che hanno anche in alcuni casi un'età
avanzata, c'è anche un ciclo vitale il pino. Sì, hanno un'età avanzata, quindi rappresentano anche comunque sia un bene, un'identità storica della città. E inoltre c'è un recente studio che indica che comunque sia un albero deve essere piuttosto vetusto e con un tronco di un certo diametro per essere in grado di fungere da carbostock, ovvero di assorbimento di carbonio e quindi di mitigare e contrastare i cambiamenti climatici, a differenza delle piantine, insomma, piccole o entro i 10 anni di vita, in maniera difficile riescono ad attuare come servizio ecosistemico quello del carbostock. Perfetto, Ilaria. Questo tema sarà anche questo un argomento che tratterai nel tuo nuovo, in base al tuo nuovo, diciamo, incarico di coordinatrice? Non lo so, sicuramente a breve ci saranno dei webinar relativi alle energie, al ruolo appunto delle energie rinnovabili e al fatto anche dell'assenza del piano per il clima e l'energia del Comune di Roma e sicuramente ci sarà un focus sui rifiuti, sulla gestione dei rifiuti, visto anche il recente piano industriale AMA approvato e presentato dalla Giunta e anche diciamo, le ultime news sugli arresti relativi alla discarica di Malagrotta e alla futura, anzi, approvazione della quella di Monte Carnevale. Eh sì, ci sono state varie evoluzioni. Ricordiamo anche che tu hai studiato fuori questa cosa. Lo ricordo per chi ci segue, che insomma Liberi TV se ne è occupata abbastanza della tutta la zona, diciamo molto vicina alla discarica di Malagrotta, ex discarica di Malagrotta. Quindi insomma c'è anche, abbiamo fatto delle interviste ai cittadini che stanno lì, insomma erano abbastanza preoccupati per il loro futuro sostanzialmente. E Ilaria, lascerei a te la chiusura con qualche parola, spero, di conforto. Di conforto, mi auguro quindi che quanto prima l'ente preposto avvii delle linee guida o comunque sia dia le regolamentazioni precise per individuare la cura più opportuna per la cuccinella. In quanto adesso purtroppo anche se ci sono studi che hanno evidenziato quale soluzione temporanea è più efficace, comunque non si ha una terapia o comunque sia delle indicazioni chiare e precise e quindi una regolamentazione fitoterapica è comunque dovuta e serve appunto per evitare di andare a tentativi nei confronti di alcuni agenti patogeni e quindi anche di tutelare il verde urbano e tutelare i pini che, come dicevo prima, rappresentano oltre che un benessere per l'ambiente o anche da un punto di vista psicofisico, anche rappresentano l'identità della nostra città. E quindi sarebbe importante preservarli, curarli e individuare quindi quanto prima una regolamentazione e delle linee guida corrette da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, ricordando appunto che l'assenza è di parecchi anni dal 2014, siamo al 2021, quindi speriamo che quanto prima riusciamo a trovare una soluzione efficace per tutto il nostro territorio, perché Roma e comunque sia Caserta e Napoli sono state quelle più colpite, ma visto che i climi miti sono molto importanti per questo agente patogeno, sicuramente anche altre regioni possono essere attaccate, possono essere diciamo, interessate dalla cocciniglia per i propri pini. Quindi è Perfetto, importante porre un rimedio. certo. Grazie Ilaria, con queste parole chiudiamo, ricordiamo Ilaria Falconi, la ringraziamo, tecnologo di ricerca terzo livello CREA e neocoordinatrice di Europa Verde Lazio, dico bene? Ho detto bene? No, Coordinatrice ok, scientifica. Perfetto. corretto. E vi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, facciamo girare questo video, facciamo informazione, buona informazione. E questo in qualche modo ce lo direte anche voi facendo girare questo video. Grazie ancora, appuntamento su Liberi TV nuovamente anche a Ilaria Falconi quando vorrà, siamo qui disponibili. Ciao.
Ciao. Grazie, buonasera. Grazie.